Avevo adocchiato il deposito passando in statale. Riuscì a metterla a fuoco, frenando la corsa prepotente di un SUV che chiedeva strada. Il sito ha mantenuto quella sua aria familiare. Era il parco giochi individuale dove insozzarsi era d'obbligo per me. Così come lo stato fulminare il conducente. Uno sgradito figurante posto sullo specchietto retrovisore. Per la vista scelsi la domenica di settembre, con il campionato in pausa. Scavalcai il cancello come quando ero bambino. Tutto era cambiato da allora. I rifiuti erano cambiati. Niente più biancheria intima usata o fumetti di Zora la vampira. Solo una sequenza di cabine telefoniche dismesse, ordinate, coperte, allineate, come da parata militare, pronte a scattare sull'attenti, al suono del gettone che precipita nel recipiente. Pronto, Claudia? Ti chiamo dall'estate di Bologna! Ti ho amata dal primo momento, da quella tenera bugia dietro al bar di Pia. Avevi il sesso degli angeli quando scuotevi i tuoi pantaloni a rotelle. E proprio come mi eri apparsa, in un soffio sei volata via. Ed è stato come percepire quale prosciglio fosse la vita. Altro che presenziare al funerale del papà di Luisa. Altro che Italia-Olanda 78. Per guidare la congiura al futuro ho scelto questo posto arredato di uno squallore sconcertante. Razzolando nella merda come un suino con le ali. E come allora mi suda il cervello per lo sforzo, Claudia. Il fiato sospeso sotto i portici Corso Ivrea, davanti alla libreria. Avevi il sesso degli angeli quando scuotevi i tuoi lunghi capelli castani. E proprio come in un sogno spezzato, con uno schianto sei volata via. Volata via. Volata via. Era un pezzo che non piangevo. La sensazione è come soffiarsi l'anima nel fazzoletto. È bella, ti scarica. Bella come uno che si fa ammazzare anche se non ne aveva bisogno. Anche se non glielo aveva ordinato nessuno. Anche se era giovane e innamorato. Luca Consonni, Giosì Brazzale, Davide Torione, Alessandro Longo, io sono Alberto Neri, Minimo Vitale.
Molte grazie.